Raffaele Francavilla, in arte Raffa Voca, oggi ci rispolvererà qualche bel vecchio vinile che ha qui in mano, vediamo un attimo. Sì, sono orgoglioso, grazie di questa opportunità. Questa è una delle copertine più ricercate in tutto il mondo, anche se poi l'artista è di grandissimo livello, Rems Lewis. In sottofondo invece mi sto deliziando con un Miles Davis che è secondo. Questo è un album del 58, è un brano bellissimo dove Miles Davis, che è un artista di grande impegno, di grande successo, è secondo insieme a questi altri artisti che sono in copertina. Vabbè, deliziamo questa giornata particolare. Beh, c'è divertimento maggiore ad utilizzare i vecchi vinile. Qual è appunto la differenza per un DJ così affermato, così noto, lavorare con i vinile o con una tecnologia più moderna? Diciamo che la tecnologia moderna porta il vero professionista a manipolare il brano originale. Diciamo che la tecnologia ti porta ad usare sistemi per manipolarlo, questo ovviamente in chiave dance, invece in chiave puramente culturale, e avere in mano un disco, guardarlo, leggerlo, possederlo, è come avere un libro che sfogli, al contrario di leggerlo su un tablet, che dove alla fine ti rimarrà poco, invece il disco o il libro lo conservi per sempre. Quindi una parte di romanticismo, ma anche una parte comunque di particolarità che la modernità non può andare a colmare. Oltre a quello che sentiamo in sottofondo, durante la giornata quali saranno i temi musicali che andranno a essere inseriti da lei? Allora, abbiamo degli ospiti, diciamo che ho l'impegno, la responsabilità artistica in questa quinta edizione. Ho scelto io Giovanna Russo, ho scelto io Erika Loiacono, la cantante e il violinista. Io faccio da Trend Union. Poi probabilmente nella seconda parte tenteremo di dare un po' di ritmo, no? Abbiamo tanti dischi lì dietro, possiamo dare un po', dipende, è una serata molto importante per il beverage, per il food, perciò noi siamo da contorno, ma se il pubblico, grazie alle bollicine o al vino, ma anche alle prelibatezze gastronomiche da digerire, poi perché ce ne sono tante, abbiamo visto solo un assaggio. Grazie a Raffa Voca. Grazie a voi, grazie.